Al terzo turno si ferma l'avventura del Torino e la gara di Bastia del 23 novembre del 1977. Si affrontano Bastia e Torino con queste formazioni. Il Bastia schiera Veller, Marchioni, Cases, Laquestà, Orlanducci, Gesdon, Rep, Larios, Felix, Papi e De Zerbi. Il Torino schiera Castellini, Danova, Salvadori, Patrizio Sala, Mozzini, Caporale, Claudio Sala, Pecci, Graziani, Butti e Pulici, arbitra Aldinger della Germania Ovest. Vediamo Danova inquadrato, lo scambio dei Gagliardetti, poi le occasioni per le due squadre. Il Torino parte forte con questa azione di Pulici, ma poi il Bastia avrà le occasioni per segnare, come vediamo adesso. Castellini non corre rischi e addirittura il Torino passa in vantaggio al 24esimo. Qui Castellini in presa al volo. Dicevamo, passa in vantaggio il Torino con questa azione sotto misura di Pulici, anche una bellissima girata tra l'altro. 24esimo minuto, il Torino in vantaggio. Battuto Veller. Il Bastia si riprende subito. Al 37esimo il gol di Papi. Noi optiamo per la pronuncia francese, ma sono nomi tipicamente italiani ovviamente, visto che si tratta di una regione molto vicina al nostro paese. Jean-Claude Papi. 1-1 e al 62esimo segna Rep, ma qui intanto stiamo vedendo altre occasioni del secondo tempo per Papi e la parata di Castellini. La squadra del Bastia che preme, il Torino sull'1-1 si chiude, poi tenta in contropiede senza alcun esito però. Al 62esimo il gol di Johnny Rep, che sul 2-1 chiude questa gara di andata tra Bastia e Torino. Gara di ritorno, siamo a Torino il 7 dicembre del 77. Le formazioni delle squadre: il Torino schiera Castellini, sostituito però da Terraneo nel secondo tempo, Danova, Salvadori, Patrizio Sala, Mozzini, Caporale, Claudio Sala, Pecci, Graziani, Zaccarelli e Pulici. Il Bastia schiera Veller, Marchioni, Cases, Laquestà, Orlanducci, Gesdon, Rep, Larios, Crimo, Papi, De Zerbi. Attenzione, vediamo questa azione del Bastia con questo gran gol segnato da Larios al 19esimo. Larios porta in vantaggio il Torino. Scusate, il Bastia a Torino. E sembra a questo punto finita per la squadra granata, che deve segnare 3 gol per poter passare il turno. Con 2 gol va ai supplementari. Ma il Torino riuscirà a segnare questi 2 gol con la sua grande grinta e soprattutto trascinato da Graziani. Il gol di Graziani arriva al 22esimo. Esultanza e rabbia del giocatore di Subiaco, che ha altre occasioni nel primo tempo per segnare subito il 2-1. Il gran tiro dovrebbe essere di Caporale, se abbiamo riconosciuto la sagoma. Purtroppo non si può intuire bene il giocatore da queste immagini. Qui Claudio Sala, cross in mezzo, la respinta della difesa. Ancora Patrizio Sala e poi la palla si perde sul fondo. Finisce il primo tempo sul risultato di 1-1 e il Torino sarebbe comunque in partita. Attenzione, perché al 47esimo ancora Graziani raccoglie questo pallone e mette dentro, ed è 2-1 parità con l'andata. Il Torino a questo punto ci crede e però si espone. 3 minuti dopo il gol al 50esimo
di Crimo, che sigla una doppietta al 65esimo, quando il Torino ormai è allo sbando. Qui il 2-2 al 50esimo, l'uscita di Castellini che non evita però il che il pallone finisca sui piedi di Crimo. 15 minuti dopo il Torino ha mollato e si fa trovare sbilanciato. I francesi sono velocissimi, viene messo giù il giocatore francese autore di questa incursione. Qui il Torino ancora in azione pericolosa. È un altro contropiede, guardate qui Crimo, pescato proprio a centrocampo, solissimo. Il gol, 65esimo, il Bastia passa ai quarti di finale e il Torino è eliminato. Supporters, les Bastiais entament un tour d'honneur qui demeure gravé dans les mémoires.